Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è Kirri e oggi siamo su Boom Beach Frontlines. Ho lungo da dire, ma sono contento di portarvelo. È uscito un aggiornamento davvero molto bello. E quindi perché non portarvi un video dopo questo aggiornamento? Il gioco sta diventando davvero una cosa proprio bella. Sta diventando proprio un gioco Supercell. È divertente, è bellissimo. Quindi vi mostro tutto l'accaduto del nuovo Boom Beach. Tutto quello che è arrivato. Iniziamo. Tutto è iniziato alla fine della stagione 5. Loro hanno aggiunto un sacco di cose nel frattempo. Dal primo aggiornamento hanno aggiunto il jetpack, che sarebbe una nuova truppa, il vola, che supera i fiumi. Hanno aggiunto il gluluster, che non so bene come si pronuncia, che comunque para una specie di mezzo pompa, mezzo lanciagranate. E hanno messo una nuova, la booster si chiama, non so bene come si dice, però in pratica con la sua trombetta dà tipo una furia ai giocatori. Lasciando questi nuovi personaggi molto importanti che hanno aggiunto, è stato un aggiornamento al fine della stagione 5, che adesso vi mostro tutte le immagini. Perfetto, iniziamo. In questa prima immagine vediamo che hanno aggiunto le missioni. Infatti con il nuovo aggiornamento che già potete scaricare, molto semplice, si scarica con i soliti metodi, con la VPN in Canada, lo troverete subito. Hanno aggiunto le missioni. Essendo che prima nel gioco ti bloccavi, non avevi più un obiettivo, essendo che facevi il pass ma era difficile andare avanti, hanno aggiunto queste missioni soprattutto per prendere le gemme, per prendere le casse, perché le casse si prendono solo con le gemme e non si potevano guadagnare in alcun altro modo. Quindi adesso con queste nuove missioni puoi prenderti un sacco di gemme. Ci sono 3 missioni, se shoppi il pass ne avrai una quarta. Hanno comunque solamente coins e gemme, quindi sono comunque abbastanza semplici se ci giochi. Hanno aggiunto davvero una varietà di modalità che sono una più bella dell'altra, vi giuro. Hanno fatto un aggiornamento coi fiocchi, davvero molto bello. Hanno sistemato un sacco di grafiche, l'hanno fatto molto belle. Hanno messo un nuovo pass senza nessun nuovo personaggio, però ci sta. Allora, il primo, Super Operation, sono queste qua nuove, che a tema Vulcano Activity. Quindi come su Brawl Stars che intanto arrivano i meteoriti o altre cose del genere, qua arrivano sempre i meteoriti però su Boom Beach. Quindi c'è proprio una mappa fatta apposta e devi schivare i meteoriti ed è tutto a tema vulcano. È molto figa, è bella. Cioè proprio diviene voglia di giocare, essendo che ora ogni ora cambiano modalità e sono sempre più divertenti. Quindi aspetti con ansia la modalità che più ti piace. Tralasciando questo, hanno aggiunto altre modalità. La modalità con il Doctor. Doctor e Doctor T, quello che conosciamo, se conoscete, di Boom Beach normale, sarebbe il malvagio. Esatto, qua stanno creando proprio una storia in questo gioco, una storia che si collega ai giochi Supercell. Tu cosa puoi fare? Ci sono ben 3 zone, la zona A, la zona B e la zona C, dove tu puoi scegliere quale prendere. Nella zona B, nella zona C, che è quella al centro, puoi decidere di prendere il razzo, che andrà contro la zona nemica. E comunque avrà una vita anche questo. Quindi è molto bello di creare una nuova, un nuovo modo di giocare, molto divertente. Che vediamo qua, caricano il razzo e poi è pronto, il razzo vola. Dove vediamo dove il razzo arriva, che fa un devasto, perché fa pure molti danni, quindi proprio hai stravinto, devasta la vita. E tralasciando questo, hanno aggiunto un'altra modalità. Hanno aggiunto varie modalità a tema del dottore e pure altre dove puoi conquistare la zona tramite dei robottini sempre del Dottor T che sono i nemici. E hanno aggiunto pure molte più modalità di quelle che vi sto facendo vedere. Poi ci sarà una zona tutta ghiacciata, quindi una modalità ghiacciata, aggiungendo pure queste mod che è fantastica, io la amo. E infatti avevo creato pure un personaggio io, non so se vi ricordate, molto simile. Avevo messo pure un video un pochino così grezzo, però era venuto bene. Questa qua era il mio concept. Però comunque, questa è quella nuova modalità, modalità Freezy Point, tutta ghiacciata con i tornadi. L'azione medio che avverrà ogni tanto è l'azione dei tornadi, quindi vi sposterà, vi farà danno. Ed è anche questa molto bellina. Vi mostro qua pure un gameplay che è davvero fantastico. Arriva il tornado e tutti quelli che sono là vengono, sia si fanno danno e sia vengono spostati. Quindi non puoi, quindi se tipo devi cercare di conquistare la zona del tornado ti passa proprio in mezzo, sei fregato, ti sposta via e ti trovi in una situazione un po' orribile. Ora però vi leggo bene le patch notes. Hanno aggiunto, adesso vi dico tutte le modalità, che ci sono 7 nuove mappe con 3 biomi diversi, fantastico. Pass booster, c'è un gigantesco missile che è al centro della mappa e puoi scegliere di prendere. I giga mostri, ottieni l'immortale giga cheater prima dei tuoi avversari, così ti combatterà come alleato, un po' come Dominio mi sembra su Brawl Stars.
all'accortezza dei criteri, le creature stanno piovendo dal cielo, arriveranno ondate in gran numero che attaccano. Quindi devi sia cercare di conquistare la zona e stare pure attento a questo. Passaggio della pietra calda, rocce infuocate, meteoriti che cadono. Poi punto di congelamento, gli ice twister sono comuni in quest'area, danneggiano e rallentano nel percorso dove tu vai, c'è questa tempesta. Tripa trattamento, dove hai un terzo avamposto, quindi il punto C da conquistare, quindi A, B, C. Poi hanno modificato molto le rarità, infatti alcuni eroi, il Zuga, prima era epica ma adesso è diventata rara, e hanno modificato un po' di cose. Quando rientrerete infatti ci saranno un po' di ricompense molto ma molto importanti, come due casse e un paio di coins su quello che avete fatto durante la season, sulle carte. Adesso prima di schierare le truppe ci sarà un cooldown, quindi un ricaricamento, perché ovviamente non puoi spammare. E questo dipende dalla rarità, quindi se hai una carta comune ci sarà meno cooldown, una carta rara di più. Epica, c'hai tipo un minuto e mezzo di cooldown, quindi un sacco, ma ci sta. Però anche giusto, così la gente non può sempre spammare le cose molto forti. Hanno aggiunto nello shop una nuova sezione, la sezione delle carte. Infatti ormai non sei più dovuto obbligare per forza a cercare, dover trovare nelle casse tutto, ma ora hai 6 offerte giornaliere nello shop che durano 24 ore come tutti i giochi Supercell, dove puoi acquistare per potenziarti i personaggi usando gemme e monete, che è una cosa davvero molto utile, vi giuro che è fantastico. Hanno modificato poi Torre del Cerchino, un campo minato, vi leggete tutto voi se volete, vi lascio il link in descrizione. E boh, hanno risolto un po' di bug e questo è l'aggiornamento. Vi sembrerà poco? No, non è poco, lo sapete pure voi, perché ben 7 nuove mappe è una grande svolta. Proprio per questo il gioco molto probabilmente andrà in beta, ormai già siamo in beta, ma in lancio globale molto velocemente. Per me nel 2022 è il suo momento. E per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo a un prossimo video, probabilmente su altri giochi. Ciao!